Oggi parliamo di le rubriche di Eduradio per il carcere e la città. Bentornate e bentornati ai nostri telespettatori di Teletricolore e a tutti coloro che ci ascoltano su Radio Città Fujiko da dentro e fuori le mura del carcere Dozza di Bologna. Questa è la nostra rubrica di promozione della salute a cura dell'equipe sanitaria del carcere Dozza per l'appunto. Io sono Agnese e continuiamo con la nostra carrellata sugli stili di vita e sulle modalità corrette appunto di gestione della propria salute con la nostra ospite di oggi, la dottoressa Laura Morisi. Ciao. Ciao Laura, benvenuta, dietista all'interno dell'unità assistenziale di dietetica dell'ospedale maggiore di Bologna, che oggi farà con noi un po' una chiacchierata sui modelli corretti di alimentazione, e un po' sugli stili di vita, su dei consigli nutrizionali anche legati alle diverse patologie che noi riscontriamo nella nostra popolazione carceraria. Quindi direi che partiamo un po' dall'inizio, Laura, perché spesso si pensa, quando si nomina la dieta, per forza che sia qualcosa che ci porta a dimagrire, ma in realtà sappiamo che non è proprio così. Proprio così, Agnese, perché dieta viene inteso come sinonimo di dieta dimagrante. In realtà dieta deriva dal greco dieta, che significa stile di vita. Infatti si fa riferimento con questa parola a uno stile alimentare. Questo perché fin dai tempi antichi si è capito che quello che noi mangiamo influisce sulla nostra salute. Detto questo, come dicevi tu, l'immagine che è più conosciuta da tutti è quella della famosa piramide alimentare, dove troviamo alla base, che vuol dire quindi che le quantità devono essere sempre rappresentate durante i pasti e che devono essere maggiori rispetto invece agli alimenti della piramide, troviamo frutta e verdura. Nel gradino un pochettino più sopra i cereali, in particolare scegliere quelli integrali, ancora più sopra, quindi in quantità un pochettino più ridotte, i prodotti di origine animale come latte, uova, pesce, carne e anche i legumi, perché sono possono essere anche un sostituto dei prodotti di origine animale. In fondo, in cima alla piramide, invece troviamo i grassi e soprattutto gli zuccheri semplici, ma anche le bevande dolci e le bevande alcoliche. Ci sono diverse piramidi alimentari legate anche a diversi territori, quindi diciamo alle diverse culture, sulla base immagino dei prodotti che un territorio può offrire e anche proprio di quali sono le tradizioni di un determinato luogo. Ci possono essere situazioni diverse, ma una base comune c'è. Sì, proprio così, Agnese. Ogni paese ha le sue culture, quindi la differenza tra una piramide e un'altra, un altro tipo di rappresentazione, è legato soprattutto, come dicevi, ai prodotti del territorio. Però dobbiamo tener conto com'è composto il nostro pasto. Quindi il nostro pasto è ben rappresentato, per esempio, da questo piatto. Ci sono tante immagini simili dove dobbiamo vedere che nel nostro pasto quello che deve essere ben rappresentato sono i prodotti di origine vegetali come frutta e verdura, in particolare la verdura. Nell'altra metà del piatto invece ci deve essere un pochettino di carboidrati e quindi di cereali, carboidrati complessi, e un pochettino di proteine, quindi rappresentate dai prodotti di origine animale come carne, uova, pesce. Però come facciamo a pensare quanto ne devo prendere di ciascuno? In qua ci possono aiutare le porzioni, che sono definite tramite degli standard, delle porzioni anche normalmente presenti nella tradizione, ma ci possono aiutare anche le nostre mani o gli oggetti da cucina. Per esempio, noi, come possiamo vedere in queste immagini, la mano, ecco, ci dà la porzione di secondo di pietanza che dobbiamo consumare. E ci direte, ma io che sono alta 1,60 è ben diverso dalla porzione invece di un uomo alto 1,90. Però se ci pensiamo, anche la nostra mano poi sarà diversa. E quindi se teniamo come riferimento le nostre mani, quindi le dita invece per i formaggi, perché la quantità è minore, ecco, abbiamo idea di quanto possiamo consumare. E così anche per invece la frutta e la verdura, dove i pugni invece devono essere due. Perché ovviamente di frutta e verdura, dovendone mangiare di più, come dicevamo prima, la porzione è chiaramente diversa. Ti faccio una domanda che forse potrà interessare chi ci sta seguendo anche per gestirsi un po', e soprattutto sulle proteine.
Facciamo nell'arco di una settimana, ci sono delle indicazioni su quanto mangiare di ognuna delle diverse tipologie? Ecco, proprio una bella domanda, perché le proteine vengono da diverse, abbiamo un'ampia gamma di prodotti, quindi carne, che ci sono tanti tipi, carne di pollo, di manzo, di maiale, coniglio, altro, il pesce, ma anche le uova e anche i formaggi. Allora, noi dobbiamo stare un pochettino attenti in particolare a due di questi prodotti, che sono le uova e i formaggi, perché come sapete sono ricchi di colesterolo. Hanno comunque, non sono da denigrare, nel senso che hanno dei sono prodotti validi. Se pensiamo che il parmigiano è un integratore fondamentale, soprattutto quando si è in carenza nutrizionale, possiamo immaginare che siano dei buoni prodotti, però devono essere consumati in frequenze molto ridotte. L'uovo al massimo 1-2 volte alla settimana, non di più. Che carne scegliamo? C'è una carne migliore di altre? È vero che da un lato la carne bianca contiene anche dei grassi più salutari rispetto alla carne rossa, però quello a cui io premo invece porre l'attenzione dipende molto dal taglio che noi scegliamo. Quindi è chiaro che se mangiamo una salsiccia, che sia di pollo o che sia di maiale, devo dire che è un prodotto comunque da ridurre moltissimo come frequenza. Mentre una fettina di lombo di maiale oppure di petto di pollo, ecco, possono essere invece preferibili. Immagino che incida molto anche l'attività fisica che ognuno di noi fa. E rispetto ovviamente a quanto poi dopo deve mangiare, al proprio cosiddetto bilancio energetico, giusto? Giusto. Abbiamo un video che ci spiega appunto che cos'è il bilancio energetico, lo vediamo insieme. Il video di oggi riguarda il bilancio energetico, ovvero quando l'energia che assumiamo da cibi e bevande è pari a quella che utilizza il nostro organismo. L'energia è ciò che ci mantiene vitali, il nostro carburante. Il corpo ne ha bisogno per la crescita, lo sviluppo e il funzionamento di tutti i suoi processi e dei suoi organi. Infatti, il normale funzionamento dei nostri organi vitali richiede dal 60 al 70% del fabbisogno energetico giornaliero. Esso si chiama tasso metabolico basale. Circa il 10% dell'energia è destinato a digestione, assorbimento e deposito del cibo. Il restante apporto energetico serve al movimento del nostro corpo. Essere fisicamente attivi non significa solo fare sport, ma qualsiasi attività, camminare, giardinaggio, lavori domestici e perfino giocherellare. Se non lo alimentiamo regolarmente, il nostro organismo rallenta e ci si sente senza energia. L'energia deriva da cibi e bevande che contengono calorie, ovvero l'unità di misura dell'energia. Sono i macronutrienti, carboidrati, grassi e proteine, ma anche fibre e bevande alcoliche che apportano calorie. La tabella nutrizionale presente su alimenti o bevande ci dice quante calorie essi contengono e di solito viene espressa per 100 grammi di prodotto e a volte anche per porzione. Il fabbisogno energetico medio giornaliero è di 2000 kcal per le donne e 2500 per gli uomini. Ovviamente questi dati sono solo indicativi. L'energia reale di cui necessita l'organismo dipende da vari fattori, tra cui geni, sesso, età, stile di vita e frequenza dell'attività fisica svolta. La combinazione di questi fattori determina la composizione del nostro organismo, vale a dire la quantità di grassi in relazione ad altri componenti, fra cui le ossa, i muscoli e gli organi. Ma al di là delle variazioni individuali, vale per tutti che l'energia assunta corrisponde all'energia che utilizziamo e l'equilibrio fra l'entrata e l'uscita di calorie mantiene il nostro peso corporeo. Se si conduce una vita attiva e si bruciano più calorie di quelle consumate, si perde peso. Al contrario, se si conduce una vita sedentaria e si assumono più calorie di quelle richieste, nel tempo si aumenta di peso. Non saranno certe le indulgenze culinarie occasionali o una giornata di ozio ad aumentare il nostro peso. Ciò che conta è l'equilibrio nel lungo termine. Il sovrappeso o l'obesità può portare a incapacità fisiche e a problemi psicologici e aumenta drasticamente il rischio di una serie di malattie non trasmissibili, fra cui le malattie cardiovascolari, come infarto o ictus, il diabete e il cancro. L'apparenza può ingannare, si può essere magri fuori, ma grassi dentro.
Il deposito di grasso intorno agli organi, anziché sotto l'epidermide, aumenta il rischio di problemi di salute. La quantità di grasso nel nostro corpo e dove è localizzato è pertanto un indicatore del nostro stato di salute migliore del peso corporeo in sé. Il concetto di bilancio energetico sembra facile. Mangiare meno, muoversi di più, dimagrire. In realtà è un po' più complesso, in quanto le sue due componenti, calorie in entrata e calorie in uscita, sono collegate. Cambiandone una, anche l'altra cambierà. Ad esempio, seguendo una dieta dimagrante, si riduce significativamente l'apporto calorico e quindi il peso corporeo, ma anche il fabbisogno energetico. In altre parole, si ristabilisce il bilancio energetico, ma ad un livello inferiore. Questo perché il tasso metabolico basale diminuisce o perché inconsciamente si compensa un'improvvisa carenza energetica diventando meno attivi, oppure entrambi. In questo caso, quando il bilancio energetico è a un livello inferiore, è molto facile mangiare più di quanto richiesto. E il nostro corpo ritornerà al suo peso iniziale, o addirittura maggiore. Questo spiega il cosiddetto effetto dieta yo-yo. Il miglior modo per recuperare e mantenere il bilancio energetico su livelli sani è fare movimento. L'attività fisica ha effetti positivi, non solo sulla riduzione di rischi e di malattie, ma anche sul benessere mentale e aumenta le opportunità di interazione sociale. E dato che innalza il fabbisogno energetico, si può anche mangiare di più e di tutto, assumendo così tutti i nutrienti necessari. Non è necessario praticare sport estremi ogni giorno per non aumentare di peso. Le grandi sfide sono difficili da sostenere e i fallimenti possono causare frustrazione. Sono i piccoli passi verso uno stile di vita attivo ogni giorno che daranno i frutti migliori nel tempo. Come scendere dall'autobus una fermata prima e camminare un po' di più a lungo, oppure utilizzare le scale invece dell'ascensore. Provate a servire le pietanze in piatti più piccoli per ridurre le porzioni e assicurarsi che un terzo del piatto contenga verdure, oppure optare per frutta o yogurt come spuntino. Ognuno può scegliere di fare i piccoli passi che meglio si addicono al proprio stile di vita, per cambiare consapevolmente, facendo di ogni piccolo passo il percorso giusto verso una vita più sana. Bene, eccoci, siamo tornati. Direi che il video era molto chiaro rispetto al tema del bilancio energetico, che ci aiuta un po' a passare al prossimo tema, ovvero quello del sovrappeso. Ecco, a questo punto ci siamo detti che la dieta non è solamente per dimagrire, ma è anche per quello. A noi capita spesso, anche durante i nostri momenti in ambulatorio, quando parliamo con le persone, di sentirci dire: no, ma io sono a posto, non ho bisogno di fare la dieta perché mangio il riso al posto della pasta e quindi dimagrirò. Insomma, noi ci proviamo a dirlo che non è proprio corretto, ci vuoi un po' spiegare? Allora, un indice importante, anche molto semplice da calcolare, è l'indice di massa corporea, che non è altro, si calcola in modo semplice prendendo il peso in chili e dividendolo per l'altezza e di nuovo per l'altezza. Insomma, alla fine viene un valore che, se il paziente è normo peso, il soggetto è normo peso, è compreso tra 18 e 25. È un indice che va a misurare lo stato di salute, cioè quanto il nostro stato nutrizionale può influire sulla nostra salute. Più noi ci allontaniamo da questa fascia tra i 18 e i 25, più aumenta il nostro rischio in termini di salute, quindi il rischio di patologia, ma anche il rischio di mortalità. Poi, sia che caliamo troppo, perché anche il fatto di calare troppo di peso ci riduce la massa muscolare, quindi anche la capacità di resistenza alle patologie, ma sia anche l'aumentare troppo di peso, sempre questo ci aumenta il rischio di patologie. Sulle patologie, appunto, che noi spesso troviamo e che sono molto correlate, abbiamo molte persone che soffrono di diabete all'interno della nostra popolazione. Ci sono delle attenzioni, dei consigli particolari che ci puoi dare? Il soggetto diabetico è un soggetto che ha delle difficoltà in più all'utilizzo degli zuccheri da parte dell'organismo. Teniamo però conto che gli zuccheri sono la base della nostra, cioè la base energetica per la nostra alimentazione. Quindi il nostro organismo è fatto in modo che utilizziamo per produrre energia gli zuccheri, quindi gli zuccheri noi dobbiamo consumarli. Dobbiamo un po' sfatare il mito che chi è diabetico non deve consumare carboidrati. I carboidrati sono indispensabili a un certo quantitativo di zuccheri per far funzionare degli organi che funzionano solo proprio con gli zuccheri, e per esempio il cuore. Quindi un pochettino di carboidrati ci deve essere sempre.
Visto che l'organismo fa però un po' fatica ad utilizzarli, ci mette un pochettino più di tempo rispetto a una persona sana nel soggetto diabetico, quello che dobbiamo preferire sono i carboidrati complessi. Sono pane, pasta, cereali e legumi. In più, questi carboidrati complessi vengono aiutati dalle fibre. Quindi le fibre cosa fanno? Rallentano l'assorbimento di questi carboidrati e quindi ci calano, tengono un pochettino più moderato lo zucchero che poi finisce nel sangue. Queste famose fibre che sentiamo tanto nominare, soprattutto direi legate alla regolarità intestinale, perché forse uno dei motivi per cui le sentiamo anche di più in televisione, che cosa sono, dove le troviamo e soprattutto servono solamente a questo? Come fibra si intende tutto quello che è di origine alimentare ma che non viene utilizzato dal nostro organismo e quindi è indigeribile in un qualche modo che noi eliminiamo quando poi andiamo in bagno. Diversi anni fa si pensava che avessero solo la funzione appunto di pulire un po' l'intestino, in realtà nel nostro organismo, soprattutto nell'intestino e soprattutto nell'intestino grasso, c'è una popolazione di microrganismi che utilizzano queste fibre e nell'utilizzo di queste fibre producono delle sostanze che fanno molto bene alle cellule del nostro intestino e in maniera diretta e indiretta hanno diverse funzioni, tra cui ridurre le intolleranze e le allergie alimentari, ma aiuta anche, danno dei messaggi anche al nostro cervello, di senso di sazietà, quindi soprattutto quando la fibra ingloba acqua, si idrata e quindi distende la parete del nostro stomaco, quindi in maniera anche indiretta ci aiuta a mangiare un pochettino di meno. In più la fibra ci aiuta a pulire i denti, quindi a mantenere una maggiore igiene orale, evita la formazione della placca, riduce la formazione della placca e quindi ci aiuta sicuramente a una maggiore salute orale. Continuiamo nella nostra carrellata, diciamo, di alimenti principali che sono anche però correlati a delle patologie. Il sale è chiaramente qualcosa che noi utilizziamo quotidianamente, ma che è anche molto collegato soprattutto a tutte le patologie vascolari, quindi insomma del cuore. Noi abbiamo molte persone che soffrono di ipertensione. Non è da eliminare, da buttare del tutto, però immagino ci siano anche qui insomma dei consigli e delle modalità corrette di utilizzo. Il sale è fondamentale, se pensiamo che il salario deriva proprio dalla capacità di avere del sale, pensiamo quanto possa essere indispensabile, ma in questa questione di essere indispensabile ne basta proprio pochissimo. È meglio se iodato perché aiuta anche nell'apporto di iodio. Il resto dovremo insaporire con delle altre cose che non siano sale, per esempio le spezie, ma anche l'aglio, le erbe aromatiche, questo quindi dare sapore agli alimenti però utilizzando questi altri prodotti che invece portano anche degli importanti antiossidanti. Il gusto salato è un gusto inducibile, cioè vuol dire che ci adattiamo noi alla soglia, alla quantità di sale, cioè quindi vuol dire che più mangiamo salato più dobbiamo aggiungere sale per avvertire proprio il gusto del salato. Invece questo gusto si può anche educare tornando indietro, quindi piano piano più togliamo sale più ci abitueremo a mangiare invece senza sale. Senza sale in più riscopriamo in realtà i veri gusti degli alimenti, perché riusciamo a avvertire gusti che altrimenti non avvertiremo. E la stessa cosa, tornando alla questione del diabete, vale per lo zucchero. Anche lo zucchero, più noi aumentiamo la quantità di zucchero, più ci abituiamo a quella soglia, quindi avremo bisogno di più zucchero per avvertire il gusto. Viceversa si può sempre adattare. Ci sono, diciamo, degli altri alimenti ai quali noi facciamo molta abitudine nella nostra quotidianità e anche lì forse più ne assumiamo, più ne vorremmo assumere. Mi viene in mente il caffè, per esempio, ma in alcuni casi anche l'alcol, che soprattutto anche per noi italiani, per esempio, fa proprio parte a livello tradizionale, no? Del pasto conviviale, eccetera.
Immagino che però anche di questi debba essere fatto un utilizzo in realtà molto moderato e controllato, giusto? Giusto. Allora, premesso che le bevande sono da consumare e noi dobbiamo arrivare come adulti a consumare almeno 2 litri per le donne, almeno 2,5 litri per l'uomo, però che bevande dobbiamo consumare? La base della piramide, tornando al discorso originale, è l'acqua, soprattutto l'acqua che può essere sia di rubinetto che minerale. Hanno tutti e due dei vantaggi e sono comunque tutti e due sicure. Attenzione alle bevande nervine. Le bevande nervine più conosciute è il caffè per la nostra tradizione italiana e noi poi come italiani lo prendiamo espresso, quindi neanche all'americana, quindi la dose di caffeina è comunque importante, è vero che dipende dalla porzione. La quantità di caffè contenuta in una tazzina da espresso è poi uguale o paragonabile alla quantità di caffeina però ottenuta in un bicchiere da 200 ml invece di caffè americano. Sì, si possono consumare, però in dosi moderate. Una dose eccessiva può alterare in particolare il ritmo sonnoveglia, che invece è molto importante, un riposo salutare, un riposo profondo per mantenere insomma in salute il nostro organismo e per prevenire anche in particolare le patologie cardiovascolari. Attenzione che la caffeina non è solo nel caffè, ma è anche nel tè, soprattutto è anche nella Coca-Cola o nelle bevande a base di cola e quindi queste bevande dovrebbero essere sostituite con qualcosa di diverso, che può essere sempre un insaporitore dell'acqua, quindi le tisane, ce ne sono di tutti i tipi, adesso sia infusi a caldo che infusi a freddo, c'è una gamma molto varia. Sempre con le bevande, attenzione alle bevande dolci, cioè quindi ai succhi di frutta, anche se sono succhi di frutta 100%, contengono molti zuccheri. E il consumo di bevande dolci è legato in maniera importante alla frequenza di diabete e di obesità. L'alcol invece, anche lì la dose. Chiaro che il bicchiere di vino corrisponde a un bicchierino di grappa che corrisponde a un bicchiere di birra. Quindi anche lì non importa quanto ne prendiamo, ma facciamo riferimento alla porzione. Le bevande alcoliche sarebbe consigliato consumarne una porzione alcolica a pasto per l'uomo e invece una porzione alcolica al giorno per la donna. Se uno non consuma, però non dobbiamo incentivarne il consumo. I polifenoli, che sono il famoso paradosso francese che migliora la salute cardiovascolare, sono presenti nella frutta e nella verdura. E se uno vuole stare attento alla dieta, teniamo conto che l'alcol apporta molte calorie. Un grammo di alcol apporta 7 kcal, quindi è più per esempio dello zucchero. Direi che quello che abbiamo visto fino adesso è molto interessante, molto importante, perché vediamo che attraverso l'alimentazione possiamo già in qualche modo curare anche una serie di patologie, ma anche proprio, come dire, di dinamiche della nostra quotidianità, perché anche solamente un'attenzione al sonno, al ritmo sonnoveglia si può fare attraverso l'alimentazione. Per tutte quelle che poi appunto sono patologie specifiche, noi in carcere abbiamo la possibilità dei viti speciali. I viti speciali sono, cercano di andare incontro a queste necessità legate dietetiche, legate ad alcune patologie. Teniamo conto che però alcuni viti speciali non debbono essere tenuti a vita, sono legati a dei momenti. Per esempio ha un problema di frequenza di evacuazioni o di diarrea, ecco, si può fare un'alimentazione per un certo periodo, o per esempio in caso di diverticoli si può ridurre il contenuto di fibra, ma legato a un periodo, al periodo infiammatorio, ma dopo anzi bisogna ricominciare a consumare molta fibra per prevenire la riacutizzazione. A me viene in mente uno che da noi per esempio viene molto utilizzato, che è l'iposodico, quindi quello con poco sale. Mi viene da dire, se il vitto è iposodico, non aggiungiamoci altro dopo, no? Assolutamente sì, il vitto, il sale, come dicevamo, andrebbe a vanificare il tutto. E se noi non ci aggiungiamo il sale, ma per esempio
ci facciamo portare o acquistiamo, consumiamo dei prosciutto piuttosto che del tonno in scatola, oppure degli alimenti già pronti, preparati, ecco, quelli contengono molto sale. Quindi è vero che non mettiamo il sale sulla verdura, ma in realtà poi lo assumiamo attraverso questi alimenti, perché gli alimenti già pronti, già confezionati, sono più ricchi di sale. Infatti nel vitto infusodico la cosa principale sarebbe utilizzare alimenti più freschi possibili. Quindi l'attenzione che bisogna avere, visto che c'è la possibilità di avere i vitti di diverso tipo, è quella di non aggiungerci altro, nel senso che quelli sono già pensati in qualche modo per soddisfare il bisogno energetico rispetto alla persona, con anche le attenzioni per quel tipo di patologia alla quale bisogna prestare un po' di riguardo in un periodo specifico, giusto? Ma questo qui riguarda un po' il vitto che arriva già pronto. Se uno invece si cucina il pasto in autonomia, ti chiederei una precisazione soprattutto sui metodi di cottura, le modalità più sane, ecco. La cottura influisce molto sulle caratteristiche nutrizionali degli alimenti, quindi da un lato bisogna evitare le cotture ad altissima temperatura, perché tendono a fare quelle crosticine, un po' quelle parti carbonizzate, quel nero, ecco, che in realtà contiene dei componenti che sono anche cancerogeni, chiaro, tutto visto in una frequenza, in una quantità di consumo. Quindi quello che posso suggerire è utilizzare temperature che non siano troppo elevate, ma allo stesso tempo verificare che l'alimento sia aggiunto proprio a cottura. Per esempio, nel pezzettino di carne non sia cotto solo fuori, ma che non rimanga all'interno rosato, perché vorrebbe dire che al cuore quel pezzo di carne non ha raggiunto la temperatura di sicurezza che aiuta a sanificare l'alimento. In più, l'altra questione è grasso, acqua per la cottura. Quello che posso suggerire è l'acqua, perché non aumenta anche l'apporto calorico dell'alimento, e quindi cuocere con un pochettino d'acqua invece che partire subito con l'olio, e aggiungere l'olio invece a fine cottura a crudo, perché si sente meglio il sapore, l'odore dell'olio, e poi è un olio che non ha avuto le alterazioni invece legate alla temperatura. Cuocere con l'acqua ci aiuta ad avere la temperatura giusta, perché l'acqua bolle a 100 gradi, quindi se noi cuociamo con un pochettino di acqua l'alimento non andrà poi oltre quelle temperature che possono creare questi componenti invece un pochettino più rischiosi. L'altra cosa importante nella cottura è eventualmente provare ad utilizzare il vapore, che si può fare anche su un fornello, quindi mettere un tegame un pochettino più ampio con l'acqua e sopra tipo un cestello forato sopra cui si può cuocere così a vapore sia la bistecchina che le carote, la verdura di qualsiasi tipo. Grazie Laura, intanto direi che abbiamo fatto un bel approfondimento su quali sono appunto gli aiuti che ci può dare l'alimentazione rispetto alle nostre patologie, ma proprio al nostro stare in salute in generale. Proseguiremo con i prossimi appuntamenti sempre sui temi di promozione della salute e sui nostri stili di vita. Un saluto da parte mia, Agnese, da tutta l'equipe sanitaria del Carcere d'Ozza. Ci vediamo alla prossima puntata. Oggi parliamo di le rubriche di Eduradio per il carcere e la città.